Lungo le rive del fiume Adige sorge una città dalla storia millenaria, frutto di innumerevoli stratificazioni e fiorita in maniera decisiva sotto la signoria della famiglia Scaligera tra il secolo XIII e XIV. La città vera e propria, cioè l'impianto urbano, fu però fondato dai Romani agli inizi del primo secolo a.C. proprio sulla sommità di questo colle. Ottenuta da Giulio Cesare la cittadinanza romana nel 49 a.C., Verona diventa ben presto municipium romano. Da quel momento inizia la costruzione di edifici che ne avrebbero segnato la storia anche nei millenni a venire. I luoghi rilevanti per la fondazione della città di Verona sono sicuramente le mura che diedero alla città un perimetro, un limite, le porte che rappresentavano in qualche modo l'idea di città, il foro che corrisponde all'attuale Piazza delle Erbe e solo successivamente i grandiosi edifici da spettacolo come il teatro in cui ci troviamo ora o l'arena che è universalmente conosciuta. Notevole fu l'importanza strategica che in epoca romana assunse la città di Verona. Le realizzazioni romane a Verona, appunto il teatro accanto al quale poi fu costruito un teatro piccolo, un Odeon e il grandissimo anfiteatro, ci dicono che i romani volevano usarla in un certo senso come città di rappresentanza, una città che esprimeva il potere della civiltà di Roma. Questo perché? Perché Verona era una porta verso l'Italia, come lo è stata per moltissimo tempo. Era praticamente l'ingresso in Italia per i popoli del nord, perché è direttamente collegata alla strada lungo l'Adige. Verona, soprattutto nell'epoca tardo-romana, è diventata una piazza forte e una delle fondamentali motivazioni per l'inserimento nella lista UNESCO è stata proprio il fatto che presenta una serie di cinte murarie che si evolvono nel tempo di notevolissima importanza. Sede di un prestigioso museo, il Castelvecchio, è invece il simbolo più alto del potere della signoria Scaligera. Costruito dalla famiglia della Scala nel 300, questo castello doveva essere un baluardo, aveva proprio lo scopo di difendere gli interessi di questa famiglia da eventuali tumulti che si fossero realizzati in città, al punto che fu collegato tramite un ponte, il ponte Scaligero o ponte di Castelvecchio, con i terreni che stavano oltre il fiume. Non secondaria è tuttavia la bellezza e l'importanza delle chiese cittadine, baluardi della fede e sedi di autentiche meraviglie artistiche. Fra questi ce ne sono due che sono al di fuori del primo impianto romano della città, che sono la Basilica di San Zeno e la Chiesa di San Fermo Maggiore, che sono veramente notevolissimi dal punto di vista della bellezza delle opere d'arte che conservano.